Ciao e benvenuti in questa nuova puntata di Scienza della Longevità. Oggi affrontiamo insieme il tema del digiuno nuovamente e come il digiuno può aiutare a contrastare l'invecchiamento e lo stress cellulare. Il digiuno negli ultimi anni è diventato sempre più popolare anche tra i non addetti ai lavori, perché questo è stato tramutato e venduto al pubblico come una dieta e ha riscosso diversi favori, ma andiamo con ordine e scopriamo che piuttosto che una moda, il digiuno è una pratica che gli esseri umani hanno sempre applicato nel corso della storia, spesso per circostanze anziché per scelta, altre volte per scelte religiose, ma comunque nel corso dei secoli il digiuno è stato una costante sempre presente in alcune persone. I nostri antenati cacciatori e raccoglitori indulgevano nei periodi di festa, raccolta, caccia, caratterizzati ovviamente dall'abbondanza di cibo, per poi affrontare dei lunghi periodi di scarsità e privazione. E tutto ciò ha permesso comunque all'essere umano di evolversi e prosperare, aumentando fra l'altro anche l'aspettativa di vita sino ai giorni nostri. Ebbene, sulla base di questa riflessione è nato lo studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università della South Florida. E cosa ha ricercato questo studio? Le concause della migliore resistenza cellulare che il digiuno provoca nell'essere umano. E il digiuno a questo punto è stato affrontato e guardato anche dal punto di vista degli effetti sull'invecchiamento e come una vera e propria cura per l'anti-aging, per l'anti-invecchiamento. E il gruppo studio ha rilevato che la pratica di una restrizione calorica su un periodo medio-lungo porta innumerevoli benefici per la salute e la causa principale è dovuta principalmente ad una riduzione drastica nella dieta degli zuccheri. E questa riduzione cosa provoca? Quello che è definito un vero e proprio switch metabolico, cioè si induce l'organismo a cambiare carburante, a passare da un metabolismo energetico a base di zuccheri ad uno a base di grassi. In parole povere, ciò che avviene normalmente in una dieta chetogenica. Ma capiamo un attimino gli studi che sono stati effettuati e come si è giunti a ciò. Ebbene, si sono osservate in primo luogo le scimmie di rhesus, che mangiano solo il 70% del loro normale apporto calorico giornaliero. E questo cosa ha dimostrato su questa razza di scimmie? Che vivevano più a lungo. Sì, ma oltre al vivere più a lungo, quello che sempre professiamo noi, non aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni, queste scimmie avevano anche in età avanzata una mobilità e una salubrità che le portava come oggetto di studio. Questi benefici, oltre che in questa razza di scimmie, sono stati osservati anche in altri animali che sono stati sottoposti a digiuno intermittente. In questo caso il digiuno come veniva somministrato? Vi erano giorni di una normale alimentazione bilanciata e giorni in cui le calorie erano limitate, in questo caso erano di circa il 30-35%, mentre nei giorni della normale alimentazione erano del 100%. E cosa si è scoperto? Che gli effetti che provocavano sugli animali potevano essere replicati sull'uomo con delle risultanze simili. Ma ciò che non è chiaro, tuttavia, è perché il digiuno intermittente sembri avere un vantaggio nella lotta contro l'invecchiamento. E questa domanda, ovviamente, e questa riflessione è complicata, perché in tutti gli studi condotti sulle persone il digiuno portava una perdita di peso e i benefici, ovviamente, su una strategia anti-invecchiamento quali sono della perdita di peso? Ovviamente una maggior massa magra preservata rispetto alla massa grassa vuol dire una maggiore protezione a livello funzionale, quindi a livello delle strutture, dell'apparato muscolo-scheletrico, una maggiore mobilità, indipendenza funzionale. Ovviamente vuol dire anche una riduzione del
dell'importo calorico, e questa riduzione dell'importo calorico cosa porta con sé? Porta ovviamente ad un'amministrazione degli zuccheri e quindi di tutte le patologie metaboliche meno impattanti, e quindi una maggiore longevità anche da quel punto di vista. Ma quello che si è visto principalmente, e che è l'oggetto di questa puntata, è la lotta ai radicali liberi. Cosa sono i radicali liberi? I radicali liberi danneggiano le cellule. Ma il digiuno può aiutare? Certo. In che modo? Le cellule possono essere danneggiate quando incontrano uno stress ossidativo causato dai radicali liberi. E prevenire o riparare il danno cellulare dello stress ossidativo è utile contro l'invecchiamento e contro diverse patologie che l'invecchiamento porta con sé. Questo stress si verifica quando vi è una produzione più alta del normale di radicali liberi, perché vi è sempre una produzione, ricordiamo, di radicali liberi. Ovviamente quando diventa patologico? Quando questa produzione diventa più alta. Queste specie ovviamente sono reattive all'ossigeno. Sono delle molecole instabili che trasportano elettroni altamente reattivi. E quando uno di questi radicali liberi incontra un'altra molecola, rinuncia ad un elettrone o per prendere un altro elettrone o per prenderne altri. Quindi si innesca una catena, una sorta di combattimento chimico che porta ovviamente questo stress ossidativo. Questo provoca cosa? Una reazione a catena, quindi da molecola a molecola, formando ovviamente non più un radicale, ma delle formazioni radicaliche, quindi tanti radicali liberi, che possono spezzare le connessioni tra atomo e atomo all'interno dei componenti importanti della cellula, come la membrana cellulare, le proteine essenziali e persino il DNA. Quindi possono provocare anche danni al DNA. E gli antiossidanti come funzionano? Funzionano trasferendo gli elettroni necessari per stabilizzare i radicali liberi prima che questi possano apportare ulteriori danni. Quindi sono dei riparatori. È un po' come si dice nella vecchia tradizione, mettiamo una toppa qui, mettiamo una toppa lì. Ecco, gli antiossidanti mettono un elettrone qui, un elettrone lì e stabilizzano. Perché abbiamo parlato di questo procedimento e di questo processo biochimico? Perché sembra che il digiuno possa aiutare le nostre cellule a stabilizzare, a combattere i danni di questo processo di cessione, ricessione, acquisizione. Ma come avviene tutto ciò? Ancora negli studi non si è riusciti ad arrivare ad un quantum, ad un come. Però avviene. I radicali liberi, tornando indietro, possono essere generati da mitocondri malfunzionanti, cioè dalla nostra centrale elettrica. Ogni cellula ha una centrale elettrica che è praticamente il mitocondrio. E il passaggio tra il mangiare normalmente e il digiuno fa sì che queste cellule sperimentino temporaneamente dei livelli di glucosio, quindi di zuccheri nel sangue, più bassi, e sono costrette a utilizzare altre fonti di energia meno disponibili, come gli acidi grassi. E questo switch, come dicevamo all'inizio, questo switch metabolico fa sì che le cellule attivino i processi di sopravvivenza per rimuovere i mitocondri malsani e sostituirli con quelli sani, riducendo così la produzione di radicali liberi a lungo termine. Quindi facciamo una sorta, passatemi il termine, di tagliando ai mitocondri, quindi sostituiamo attraverso la procedura del digiuno che innesca questo switch metabolico che porta ad utilizzare gli acidi grassi e non più gli zuccheri, e di questo ne beneficia ovviamente il nostro organismo. E a questo punto cosa ci viene da dire? Che il digiuno si traduce in un piccolo aumento della produzione di radicali liberi all'inizio. Ricordiamoci che quando si passa nel patologico, quando questa è esponenziale, ma anche la somministrazione di attività fisica, anche una somministrazione di uno stress buono, come può essere il movimento, porta ad una produzione, ad una piccola produzione di radicali liberi. Lo stesso avviene col digiuno, ma di questo non ci dobbiamo preoccupare, perché le cellule rispondono aumentando i livelli di antiossidanti naturali
per combattere questa piccola produzione autoindotta col digiuno o autoindotta col movimento, autoindotto con una passeggiata. E sebbene i radicali liberi siano comunemente visti come dannosi a causa della loro capacità di danneggiare le nostre cellule, in questo caso specifico potrebbero essere degli importanti segnali a breve termine per il nostro corpo. Perché? Perché sono da innesco, innescano la capacità all'interno della cellula, la educano, un po' come succede col vaccino. Cosa succede col vaccino? Qual è la procedura, semplificandola, rendendola veramente come un discorso da bar? Si induce all'interno un virus in misura inferiore affinché praticamente il nostro organismo sviluppi quegli anticorpi necessari a fronteggiare l'influenza di turno. Ecco, avviene similmente in questo modo. E per capire meglio come il digiuno può rafforzare le cellule, lo studio condotto dall'Università della South Florida cosa ha fatto? Ha reclutato 24 persone alle quali è stato chiesto di praticare una dieta a digiuno intermittente per due periodi di 3 settimane, ok? Quindi praticamente sono state 6 settimane il totale dell'esperimento. Durante questo periodo di digiuno i partecipanti hanno mangiato una dieta appositamente calibrata e durante il periodo delle altre 3 settimane hanno assunto, oltre alla dieta, degli integratori di vitamina C e vitamina E, che sappiamo tutti che sono entrambi degli ottimi antiossidanti. Ma poiché ci si voleva concentrare principalmente sul digiuno intermittente e su come questi influiva sullo stress cellulare e non sulla perdita di peso, quindi lo studio non era focalizzato alla perdita di peso, ma all'effetto sullo stress cellulare, i partecipanti cosa facevano? Avevano nella propria dieta, un giorno potevano consumare il 175%, quindi capite bene, non oltre il 100%, il 175% del loro normale apporto calorico nei giorni, diciamo, di festa, e nei giorni normali avevano un 25%, ok? Quelli detti di digiuno. Ma cosa è successo durante queste giornate? Qual è la loro dieta? La loro dieta era somministrare non una dieta bilanciata, ma la tipica dieta americana da junk food, quindi pasta, pollo, panini, hamburger, gelato, dessert ipercalorici e iponutrienti. E cosa si è fatto quindi? Non si è modificata la dieta, si è solo giocato con le proporzioni, con le percentuali. Alla fine cosa è stato fatto? E durante si sono prelevati dei campioni di sangue prima che iniziassero e subito alla fine della dieta, in modo da controllare durante questo periodo i livelli di stress ossidativo e i marcatori cellulari. Ebbene, nelle prime 3 settimane si è visto che il digiuno aumentava lo stress ossidativo, quindi aumentava la percentuale di radicali liberi. Quello che abbiamo detto in teoria, nella pratica dello studio è stata riscontrata. Ma per vedere se questo stress avesse effettivamente portato un miglioramento alle cellule e rese più sane e più forti, cosa si faceva? Si vedeva se l'assunzione di integratori nel secondo periodo della dieta, quindi la vitamina C e la vitamina E, avrebbe bloccato la produzione di radicali liberi causati dal digiuno, o meglio, avrebbe impedito alle cellule di diventare più resistenti, e per questo praticamente anche per una sorta di riparazione cellulare si è fatta questa integrazione. E in che modo c'è stata la risposta? Ebbene, il digiuno ha influenzato la risposta, lo vediamo adesso. Quindi a questo punto si è scoperto che in risposta al digiuno a giorni alterni le cellule hanno fatto più copie di un gene chiamato SIRT3, che fa parte di un percorso che lavora per prevenire la produzione di radicali liberi
e migliorare i processi di riparazione cellulare. Quindi un elemento importante è questo gene, il SIRT3, e si è riscontrato una riduzione significativa dei livelli di insulina circolante, segno che i partecipanti erano più sensibili a questo ormone, che è importante perché quando diventiamo meno sensibili all'insulina si rischia il diabete. È una scoperta un po' sorprendente, è che quando i partecipanti che hanno assunto gli integratori, il gruppo che ha assunto gli integratori giornalmente di vitamina C e vitamina E, i benefici del digiuno sono scomparsi. Sembra che, poiché le cellule erano relativamente al riparo da qualsiasi stress ossidativo che poteva essere causato dal digiuno a giorni alterni, non hanno risposto aumentando le loro difese naturali e migliorando la loro sensibilità all'insulina e ad altri segnali di stress. E questo cosa ha portato? Ha portato a suggerirci che bassi livelli di stress ambientali da cose come il digiuno sono effettivamente buoni per il nostro corpo e che gli integratori antiossidanti, sebbene potenzialmente, attenzione, questo non vuol dire che gli integratori non vanno bene, ma in questo contesto specifico, in questo studio specifico, sebbene potenzialmente buoni, in determinati momenti potrebbero non effettivamente apportare la risposta cellulare sana che noi desideriamo. Ebbene, quindi, qual è il suggerimento? Una strategia di digiuno e una strategia di integrazione, insieme ad una strategia alimentare, devono essere bilanciate e progettate sull'individuo da uno specialista che possa basarsi su degli esami ematochimici, sullo stile di vita della persona e sulla compliance, altrimenti buttiamo dentro integratori che a niente servono. Ma ripeto, questo è uno studio piccolo che è stato fatto su un gruppo piccolo, specifico. Si speri che nei prossimi anni questi studi si replicano su gruppi sempre più omogenei, su numeri sempre più importanti, affinché questi dati siano confermati e ci diano delle linee guida importanti per la gestione dei radicali liberi, dell'ossidazione cellulare e del digiuno come una forma di prevenzione. Questo è tutto. Se vi è piaciuto questo podcast, condividetelo pure. Se ritenete importante apportare o suggerire dei temi nuovi per affrontare sia nel blog, sia nei video, sia nei podcast, scrivetemi pure. Io sono sempre disponibile ad affrontare i temi della salute, della longevità e dello sport. Alla prossima!